Conosci la differenza tra concussione, peculato e corruzione? Spesso queste tre parole, purtroppo all'ordine del giorno, vengono erroneamente utilizzate come sinonimi, forse perché rappresentano tutte dei delitti contro la pubblica amministrazione e i protagonisti sono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico ufficio. Che cos'è la concussione? Si parla di concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio obbliga o induce un terzo a promettergli o offrirgli beni o denaro indebitamente. Si tratta di una vera e propria estorsione perseguita dall'articolo 317 del Codice Penale ed è considerato il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. Per questo la pena può arrivare, in assenza di attenuanti, anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla reclusione dai 4 ai 12 anni. E allora il peculato? Il peculato si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria illecitamente di beni o denaro avendone accesso o impossessandosene a fini personali. Chi ne è ritenuto colpevole sarà punito con la reclusione da 3 a 10 anni. La pena si abbassa da 6 mesi a 3 anni se, diciamo così, ha preso solo in prestito e quindi restituito ciò che aveva indebitamente preso. Nell'ordinamento giuridico italiano vengono fatte tre distinzioni: il peculato d'uso, il peculato svuota cassa e il peculato mediante profitto dell'errore altrui. Mentre la corruzione? La corruzione consiste nel ricevere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio beni o denaro in cambio di uno o più servizi indebiti o contrari ai doveri del suo ufficio. Il termine di per sé costituisce una categoria che raggruppa varie tipologie di reato: corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Per questo crimine è prevista una pena per entrambe le parti in causa, la reclusione dai 2 ai 5 anni.